eccoci qua amici di Roma Giallorossa.it, siamo qui di nuovo per un nuovo video per parlare di calciomercato. Ben ritrovati. 27 dicembre 2021, non siamo on air perché abbiamo problemi con la diretta che presto però risolveremo, ma siamo in premiere, come se fossimo in diretta. Tra l'altro voi lasciate le domande e poi vi risponderò appena possibile, quindi insomma tutto come prima, tutto regolare, tutto normale, siamo tornati. Ecco, aspettate che mi aggiusto qui il colletto, eccolo qua, siamo tornati, eccolo qua, mi aggiusto pure il colletto, siamo in diretta, no in diretta, siamo in premiere, ma come se fossimo in diretta per voi. Allora, innanzitutto spero che abbiate passato delle ottime vacanze fino a questo momento, ancora continua perché poi ci sarà chiaramente Capodanno, poi il 31, il primo, poi la Befana, noi la passeremo qui in diretta su romagiallorossa.it per quanto riguarda la radiocronaca in diretta di Milan Roma, poi c'è Roma Juventus da non perdere assolutamente, quindi insomma veramente ci sarà tanta carne al fuoco per quanto riguarda la Roma e romagiallorossa.it. ma ieri dopo il nostro riepilogone di mercato, che l'avete visto in tantissimi, grazie, il nostro specialone di Santo Stefano di calciomercato, oggi un altro specialone cercando di special one, perché specialone si legge special one, questa battuta non la sareste mai aspettata. Un altro specialone di calciomercato, proprio lo chiameremo specialone calciomercato di Roma Giallorossa.it per quanto riguarda la nostra magica Roma. Allora, ci sono delle novità. Ieri fulmine a ciel sereno, Sky Sport lancia la notizia. Allora, spero di pronunciarlo bene perché mi hanno detto chissà come lo pronuncia Marco Violi questo giocatore. Adesso vi faccio vedere come pronuncio. Maitland-Niles. Ecco la pronuncia esatta di questo giocatore, un centrocampista di destra che può ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale, però nell'Arsenal è un giocatore chiaramente che ricopre soprattutto il ruolo di centrocampista di destra, non trova spazio nell'Arsenal, già l'anno scorso, anzi quest'estate, doveva essere ceduto, non è stato ceduto poi per vari motivi, il tecnico non lo vedeva e allora a questo punto ha scelto, tra l'altro c'è stato anche un post molto polemico sui social di Maitland-Niles che ha detto io voglio giocare di più, voglio una squadra che mi consideri, voglio una squadra che possa credere veramente su di me e voglia puntare veramente su di me, e forse è arrivata questa squadra che è la Roma. E allora andiamo ad analizzare ora tutti i dettagli, perché è un'operazione che si potrebbe chiudere, che non è chiusa, ma non è chiusa solamente perché Roma e Arsenal stanno trattando gli ultimi dettagli, si potrebbe chiudere veramente a breve. E tra l'altro poi il giocatore proprio ieri è risultato positivo e quindi dovrà sottoporsi a quarantena e quindi deve negativizzarsi, quindi questo non è che è un problema da poco, insomma è un problema parecchio importante, perché deve cercare poi di, come dire, no, di cominciare da bruttissima, purtroppo, malattia, debilita anche i muscoli eccetera, quindi deve negativizzarsi eccetera, quindi ci vuole un po' di tempo, quindi anche questo magari protrarrà di qualche giorno la chiusura della trattativa. Però insomma, secondo quanto abbiamo anche ristabilito noi, nel senso che secondo le nostre informazioni Maitland-Niles dovrebbe essere un nuovo giocatore della Roma.
Aspettiamo chiaramente dell'ufficialità, l'ufficialità non c'è, non andiamo troppo oltre, devono formalizzare alcune cose, devono Roma e Arsenal trovare l'intesa su tutti i punti e poi arriverebbe in prestito per 750.000 euro più un diritto, credo, di riscatto barra obbligo, ma diritto, vediamo, io sapevo diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Queste sono le, come dire, le cifre che girano in ambienti di anche di procuratori che si stanno occupando di questa trattativa. Queste sono più o meno le cifre su cui vorrebbe la Roma, poi vediamo se l'Arsenal li accetta. Ma ripeto, c'è un primo, comunque, come dire, il primo contatto c'è stato già di diverso tempo fa, almeno 2 settimane fa, e ora si è tentato l'affondo. È un giocatore che sa ricoprire sia il centrodestra, a centrodestra, quindi il ruolo di centrocampista di destra. Nel 3-5-2 giocherebbe a posto di Karsdorp, per esempio, no? Sarebbe la prima alternativa a Karsdorp, visto che Reynolds non sarà più della Roma, non sarà più un giocatore della Roma. Abbiamo detto che Reynolds potrebbe andare al Bruges, che lo cerca, oppure all'Hull City, che lo sta cercando anche lui in Championship, per farsi le ossa, per tentare l'avventura inglese. Vediamo se una delle due farà passi concreti. Io sapevo Bruges un po' più avanti dell'Hull City. Vediamo, comunque sono due squadre, sia Hull City che Bruges, che cercano di prendere Reynolds. Quindi Maitland-Niles sarebbe la prima alternativa a Rick Karlstrom. Cioè, se proprio uno deve dire, vabbè, ci manca un centrocampista centrale, siamo in emergenza, e allora Maitland-Niles può giocare anche da centrocampista centrale con chiaramente Cristante, Veretout, per esempio, e Maitland-Niles, e poi Mkhitaryan, che va a fare il trequartista, oppure la seconda punta, oppure va in panchina, anche se poi su Mkhitaryan c'è da fare un discorso bello serio, perché ci hanno preso tutti in giro. Ah, Roma giallorossa che scrivete, e adesso vi spiego io, poi più tardi vi spiego, io non sono niente, nessuno per spiegare, però vi dico io le ultime notizie che abbiamo anche su Mkhitaryan. Non è che va via a gennaio, perché molti dicono è che Mkhitaryan pure va via a gennaio. No, non ha detto nessuno che va via a gennaio. Poi ve ne parleremo. Ritornando a Maitland-Niles, è un'operazione che io, per il ruolo di esterno a destra, mi aspettavo qualcosina di più. È vero che è un giocatore di prospettiva, a 24 anni, cominciamo a dire l'età, a 24 anni, quindi sicuramente è un giocatore di prospettiva su cui puoi costruirci un futuro. Se lo riscatti, se fa bene quest'anno, lo puoi riscattare. Se va bene in questi 6 mesi, lo puoi riscattare sicuramente. Quindi a 10 milioni, che non mi sembra neanche tanto come cifra, insomma, è una cifra abbastanza abbordabile, sta nei parametri che ha chiesto, che hanno imposto i Friedkin. Quindi, però, io sinceramente mi aspettavo qualcosina di più corposo. Certo, Henrichs, per esempio, era un buon giocatore, sarebbe stato un buon giocatore quello esterno, il terzino dell'Ipsia. È più terzino Henrichs che Maitland-Niles, chiaramente è più terzino Henrichs, no, rispetto a Maitland-Niles. E io devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa di più cicciotto, di più corposo, come primo colpo. Se fosse un colpo come una alternativa, che so, terza, quarta, terza alternativa, va bene, ok, lo mettiamo in rosa, lo facciamo giocare quando serve. Sicuramente meglio di Reynolds è, cioè, in quel senso, meglio avere Maitland-Niles che non avere nessuno in quel ruolo a posto di Karsdorp. Non è che Karsdorp ne deve giocare tutte, però per un inglese, e abbiamo visto anche le difficoltà che all'inizio ha avuto Abraham, per un inglese
adattarsi al campionato italiano è sempre un po' più complicato rispetto magari a un altro giocatore, che ne so, tedesco, spagnolo, francese, eccetera. Abbiamo visto anche Digne, vi ricordate Lucas Digne, che adesso vuole prendere l'Inter? Per esempio, Digne era un giocatore che si è adattato subito, no? Digne, a parte che giocava a sinistra, vabbè, proprio per dirvi che è un giocatore che si è adattato subito al campionato italiano. Perché? Perché veniva già da un club europeo. Gli inglesi è difficile che possano adattarsi subito al nostro campionato. È vero, io però devo dire fare un ragionamento su Maitland Niles. Perché se l'ha voluto Mourinho, o se lo vuole Mourinho, e se c'è veramente l'avallo di Mourinho, allora io mi fido assolutamente di quello che vuole di Maitland Niles. Mi fido di Mourinho. Se lo vuole Mourinho, mi fido di lui, perché li conosce questi giocatori, li conosce, li ha affrontati. Poi è un giocatore comunque che è nel giro dei giocatori della Premier, quindi sono conosciuti, lui si è studiati. E poi, tra l'altro, attenzione, perché c'è anche un altro giocatore, e qui vi do una notizia, che Charlie Wellens, che è un giocatore che sa giocare sia come centrocampista, un po' come Maitland Niles, sia come terzino destro, anche se poi lui è propriamente un vero e proprio terzino destro, o comunque centrocampista di destra, quindi in un 4-4-2 o in un 3-5-2 lui farebbe al caso della Roma. Il problema di Wellens, che Mourinho voleva già al Tottenham ai tempi del Manchester United, lui lo ha fatto praticamente, lo ha aggregato quando stava a Manchester United in prima squadra, aveva 16 anni. Poi lo voleva al Tottenham quando stava l'anno scorso al Tottenham, non se ne è fatto niente. Il Tottenham vuole ancora Wellens, lo vuole, quindi c'è la battaglia concorrenza eventualmente anche del Tottenham per Wellens. Mourinho è un giocatore che gli piace molto bene, quindi attenzione, perché le sorprese magari non sono finite qui. Magari ci scappa pure un Wellens, che è un giocatore molto giovane su cui fare veramente un certo tipo di ragionamento. Ha 19 anni. Certo, uno dice è un giocatore inesperto, ancora non ha neanche praticamente esordito nel Manchester United, no? È un giocatore di 19 anni, gioca nell'Under 23, è ancora un giocatore che si deve formare. Però attenzione, perché la Roma potrebbe prenderlo e farlo crescere pian piano alle spalle di Karsdorp, alle spalle magari di Maitland Niles, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione anche a Wellens, che tra l'altro non credo che abbia un costo poi così elevato. Poi vediamo un po', però attenzione a questo nome che io vi butto lì, che è possibile che la Roma possa addirittura prendere. Allora, io ripeto, mi aspettavo qualcosa di più corposo, di più cicciotto, da veramente fare qualcosa di importante in questo mercato. Certo, partire con Maitland Niles, con Wellens, con giocatori molto giovani, quindi una Roma molto giovane da costruire, su cui Mourinho deve poggiare le basi, perché Mourinho pesca molto in Premier. Io non credo che sia un'intuizione di Thiago Pinto, io credo più che altro che sia un'intuizione di Mourinho. Tutti e due i giocatori, sia Maitland Niles che Wellens, io credo che siano più intuizioni di Mourinho. Però, se sono intuizioni di Mourinho, io mi fido di Mourinho. Se Mourinho vuole giocatori giovani su cui costruire la Roma del futuro, ben vengano i giocatori giovani su cui costruire la Roma del futuro. Tra l'altro, Mourinho l'ha detto, i Friedkin l'hanno detto, è un progetto triennale. È un progetto triennale che sì, magari la Conference League potrà arrivare, vista anche l'esclusione del Tottenham. Lo speriamo tutti che la Conference League possa essere come dire, un trampolino di lancio per vincere battaglie e trofei più importanti tra 1 o 2 anni. Però
nel 2022, nel 2023, di vincere trofei importanti veramente. Però è anche vero che io mi aspettavo qualcosa di più, perché andare in Champions quando l'Atalanta prende Boga, quando la Juve probabilmente prende Scamacca, andare in Champions con Maitland Niles e Wellens diventa secondo me più complicato rispetto magari a un Eriks, a giocatori già fatti, oppure a un Pedersen del Feyenoord, che tanto pescare nel Feyenoord è pescare bene sempre perché c'è preso Karsdorp nel Feyenoord, quindi lo conosci come società, hai dei contatti, quindi non dico Tiago Pinto, ma chi ce l'ha preso, comunque la Roma ha dei contatti con il Feyenoord, magari un Pedersen sarebbe stato più l'ideale, fare la coppia Karsdorp-Pedersen e sarebbe stato l'ideale. Poi, fermo restando che a centrocampo il pallino è sempre Grealish. Grealish è un giocatore che potrà arrivare nel giro magari di pochi giorni. Io sapevo che la trattativa era in fase di conclusione, quindi magari stanno sistemando veramente gli ultimi dettagli per chiudere con Grealish. Non è l'unico nome, non è l'unico nome. Poi c'era per esempio Max Arons del Norwich, che era una fascia, terzino destro, per la fascia destra c'era Arons. Però il costo era molto elevato, il contratto era molto lungo, quindi il costo era anche abbastanza elevato. Quindi c'era una serie di nomi, poi si era a scegliere proprio quello. Allora, io ho la sensazione però che, per esempio, a centrocampo, mettiamo a centrocampo il ruolo di regista, tu, Mourinho era partito con Xhaka, no? Xhaka, pallino di Mourinho, eccetera. Poi Xhaka non è venuto perché non ti sei mosso in tempo, anche complice il fatto che Mourinho è venuto dopo 2 mesi, comunque c'è stato l'europeo, Mourinho ha dovuto commentare l'europeo, eccetera, il contratto di Mourinho iniziava il 1° luglio, eccetera, eccetera, quindi non hai affondato il colpo quando dovevi affondare su Giaca, e poi hai virato su Zaccaria. È chiaro che quando ci sono giocatori così importanti che si mettono in mostra anche con le proprie nazionali, zoom tutti addosso a Zaccaria, e quindi Barcellona e quindi le squadre di Premier soprattutto, che si fiondano sul giocatore, che cercano che in scadenza di contratto, quindi allettante, eccetera, vanno sul giocatore, quindi lo pagano anche di più, e quindi si scatena l'asta, cosa che non doveva fare, non doveva permettere la Roma, perché la Roma doveva fermare subito, se voleva Zaccaria, subito fermare Zaccaria. E allora poi si scende ancora, step successivo, Grealish. Ora io, se non chiudono per Grealish, e mi auguro che chiudano presto, poi lo step successivo qual è? Cioè, andiamo sempre, vedete, siamo partiti da qua, poi siamo arrivati a qua, ora siamo arrivati a qua. Io non vorrei che arrivassimo qua sotto per il centrocampista, cioè la quarta scelta da dare a Mourinho. Cioè io vorrei un giocatore che possa giocare titolare barra alternarsi con Cristante, Veretout, eccetera, per il centrocampo. Poi Maitland Niles può giocare benissimo al centrocampo, magari quando in occasione di emergenza, perché poi ho letto, è un jolly sì, però gioca a destra prevalentemente, sì, può giocare centrocampista, può adattarsi al centrocampista. Addirittura ho detto che può fare il difensore centrale, cioè, uno dice, allora è come Cristante, no? Parte da trequartista con l'Atalanta, poi va a fare la mezzala con la Roma, con i vari allenatori che ha avuto, poi addirittura con Fonseca fa la mezzala, poi fa addirittura il regista con Mourinho. E poi a volte con Fonseca ha fatto il difensore centrale, e anche con Mourinho a volte ha fatto il difensore centrale. Quindi, cioè, non vorrei che poi si creassero dei piccoli cortocircuiti tattici che poi deve porre rimedio Mourinho. E poi Mourinho non vorrei che si lamentasse di nuovo della rosa non all'altezza, non adeguata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questo io vorrei farvi capire. Io mi aspettavo molto di più. Quando ieri è arrivata la notizia di Maitland-Niles, ho detto,
Io non ci credo che sia solo lui ad arrivare. Ecco perché dovrà arrivare qualcun altro anche, ma non solo a centrocampo, anche come ruolo di terzino destro che sappia giocare sia a destra che a sinistra, magari. Perché quando ritornerà Spinazzola sarà un'arma importante, perché Spinazzola sa giocare a sinistra prevalentemente, ma sa anche giocare a destra. Quindi mi aspetto qualcosa di più corposo della Roma. Ecco, mi aspetto qualcosa di più corposo. Vabbè, comunque, questo discorso poi lo prenderemo tra poco, dopo la pausa. Io mi raccomando, ragazzi, dovete fare un piacere, perché veramente stiamo aumentando a vista d'occhio, numeri record, le trasmissioni sono seguite, il podcast è seguitissimo. Tra l'altro troverete anche questo podcast, questa trasmissione all'interno del nostro podcast di Roma Giallorossa TV, quindi troverete di tutto all'interno del podcast. Quindi mi raccomando, seguite, seguite, seguite. Iscrizione al canale YouTube se ci state guardando YouTube, e non ve ne pentirete veramente, perché avremo tanti 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 contenuti proprio sul calciomercato da qui fino a 6. Poi chiaramente parleremo anche di Milan-Roma, però poi ci prepareremo alla diretta di Milan-Roma, però con un occhio al mercato, perché il 3 gennaio si parte col mercato e dovremmo essere tutti pronti. Già un primo tassello pare essere messo. Io sempre uso il pare, però pare che la Roma l'abbia messo. Adesso mi aspetto veramente la ciccia, come si può dire, i giocatori, quelli importanti, quelli che fanno fare il salto di qualità alla squadra e alla rosa, anche al netto delle cessioni di cui ce ne occuperemo chiaramente dopo la pausa. A tra poco.
Eccoci qua, torniamo, abbassiamo un po' di più il volume della nostra sottofondo musicale, bello caliente, quasi una ninna nanna di quando tramonta il sole sopra i tetti di Roma, i tetti illuminati, bellissima, bellissima scena, anche se è spagnola, però ci sta bene. Allora, dobbiamo parlare di una cosa importante perché è appena arrivata la notizia che poi noi avevamo già detto ieri, no, a Santo Stefano, l'abbiamo già scritta nei giorni precedenti, perché si sta facendo sul serio per il prestito di Riccardo Calafiori al Cagliari. Si sta facendo veramente sul serio. Riccardo Calafiori potrebbe passare al Cagliari da qui a breve. Chiaramente Calafiori è un giocatore che ha giocato poco con Mourinho, vuole maggior minutaggio e Calafiori potrebbe essere uno dei partenti per quanto riguarda la Roma, quindi per sfoltire un po' questa rosa, perché tanto abbiamo capito che Mourinho giocherà con quei 14, 15, magari se arriverà qualcun altro, 16 giocatori e Calafiori non arriva, anche perché ritorna Spinazzola, quindi sarebbero in tre in quel ruolo. Quindi capite bene che almeno Mourinho vuole due per ruolo e quindi Calafiori poi sarebbe un di più. Spinazzola torna prima a gennaio oppure a metà febbraio. Chiaramente Calafiori sarebbe un di più perché lì c'è Vigna che sta giocando, per me Vigna sta giocando un buonissimo campionato al primo anno in Italia, e poi ci sarebbe Spinazzola che è il titolare inamovibile in quella fascia e siamo tutti d'accordo, quindi prima Spinazzola. Poi appena sarà ristabilito Spinazzola, chiaramente gioca, e poi ci sarà come prima alternativa Vigna. Poi io spero veramente che si chiuda presto, anche se mi aspettavo qualcosa di più per Maitland-Niles, quindi si chiuda veramente in maniera veloce, anche se c'è il discorso che abbiamo detto che è positivo eccetera, quindi poi quello dovrà essere comunque, magari non sarà a disposizione subito, sarà a disposizione dopo un tot di tempo, però magari Mourinho comunque lo conosce bene e lo butta subito nella mischia, magari in qualche partita, non lo so, non lo sappiamo, lo chiederemo poi a Mourinho quando ci saranno le conferenze stampa. Però attenzione alle uscite, attenzione alle uscite, perché per quanto riguarda le uscite ce ne potrebbero essere parecchie. Allora, Kumbulla piace al Napoli e al Torino, quindi sono due squadre, due club interessati a Kumbulla. Napoli ultima proprio in ordine cronologico per sostituire numericamente almeno Manolas, ma soprattutto il Torino che si era fatto già Bibo in tempi non sospetti, è il primo club che si era interessato veramente a Kumbulla, quindi Kumbulla potrebbe finire in una di queste due squadre, sempre che Mourinho dia l'ok. Diciamo che Kumbulla interessa a Napoli e Torino, quindi questo, diciamo questo. Poi se Mourinho dà l'ok per trasferimento, lì ci dovrà essere un altro difensore centrale da immettere in rosa, e non lo so a questo punto poi chi potrebbero prendere. Io avevo fatto il nome di Senesi, ma tutto tace per quanto riguarda Senesi. Avevo fatto il nome di Senesi ormai tempo orsono, almeno 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, quindi Senesi potrebbe essere uno, anche se il costo del cartellino è molto elevato, magari un prestito con obbligo di riscatto potrebbe facilitare l'operazione. Comunque vediamo, se dovesse partire comunque con Bulla, se no rimane così com'è. Altra situazione, Bigliar, come abbiamo detto, è seguito, come vi abbiamo detto, da soprattutto il Celta Vigo che sta facendo. Perché vado così a scatti? Perché vado così a scatti? Mi vedete? Mi vedete bene? Io spero che mi vediate bene. Io mi vedo a scatti, non riesco a capire il motivo. Quindi, Bigliar seguito da Celta Vigo e anche dalla sua ex squadra l'Elche, difficilmente, probabilmente, io non credo che tornerà all'Elche, io credo che potrebbe finire in Spagna, comunque al Celta Vigo. Comunque ci sono altri club spagnoli interessati a Gonzalo Villar. Poi c'è la situazione Reynolds che vi abbiamo detto, e c'è la situazione Borja Mayoral, e lì non c'entra più niente a Roma, perché la Roma potrebbe finire
in maniera anticipata il prestito, chiudere l'accordo con il Real Madrid, dire io ti rispedisco al mittente Borja Mayoral, e poi se il Real Madrid accederlo, chiaramente potrebbe rimanere in Italia alla Fiorentina, che è un'opzione gradita, ma attenzione, come vi ho detto anche, al Crystal Palace, che sta facendo veramente pressioni importanti per Borja Mayoral, per avere Borja Mayoral. Quindi vediamo se si muoverà qualcosa, vediamo quello che si muoverà in questi giorni per quanto riguarda Borja Mayoral, oppure se Borja Mayoral sarà convinto a rimanere ancora, ma è difficile, ne dubito. Comunque vediamo se Borja Mayoral sarà convinto a rimanere ancora nella Roma. Detto questo, la situazione degli acquisti l'abbiamo detto, ci sono tanti nomi. Ora, Maitland Niles praticamente sbaraglia un po' le carte di tutto, perché chiaramente prima Aarons, poi Eriks, poi adesso Wellens che potrebbe arrivare, un altro nome su cui la Roma sta tentando di fare l'affondo decisivo. Quindi insomma, vediamo un po' quello che accade in queste ultime ore. Altri nomi: Carles Perez, come avevo detto, mi sono spettinato. Carles Perez, per esempio, è un nome su cui stare attenti, perché Carles Perez è seguito dal Cadice, e seguito dal Cadice potrebbe tornare in Spagna, ma non è l'unica squadra che segue Carles Perez. Attenzione, non è l'unico club spagnolo che segue Carles Perez, ci sono almeno altri due club spagnoli che seguono Carles Perez. Andando avanti, Zaleski potrebbe finire al Pisa in prestito, però vediamo se, perché Mourinho è molto veramente stima molto Zaleski, così come stima molto Bove, su cui vede un futuro su cui costruire. Quindi io credo che se Zaleski dovesse trovare un po' di spazio nel corso del girone di ritorno, cosa che non ha trovato tantissimo in girone d'andata, Zaleski potrebbe anche rimanere. È una scelta personale del giocatore, potrebbe finire anche lui al Pisa. Il Pisa ha chiesto tre giocatori: ha chiesto Darbo, ha chiesto Zaleski e l'altro mi sfugge. Comunque ha chiesto sicuramente Darbo, e Missori della Roma Primavera, che tra l'altro è stato aggregato anche alla prima squadra. Ha chiesto Zaleski il Pisa, Missori e l'altro è Darbo, quindi vediamo un po' su Darbo, vediamo un po', anche perché lui farà parte della Coppa d'Africa. Darbo giocherà la Coppa d'Africa, quindi vediamo quello che accade. Allora, abbiamo fatto un po' un riepilogo generale di tutto, abbiamo commentato anche le ultime notizie con Maitland Niles, con Wellens e con tutto. Vi rimandiamo alla prossima puntata, mini puntata di Roma Giallorossa speciale calciomercato. Ora, la potete rivedere, mi raccomando, condividetela con i vostri amici, la trasmissione, mandatela via WhatsApp, fate girare questa trasmissione, che tra l'altro potete vedere anche su romangiallorossa.it, quindi poi chiaramente mandatevi il link dell'articolo, che lo potete girare appunto tra tutti i vostri amici per essere sempre informati sulle ultime notizie della Roma. Io vi saluto, vi ringrazio, per il momento è tutto. Mi raccomando, questa non è una diretta, se non ho risposto alle domande che mi avete fatto, questa non è una diretta, è una premiere. Cos'è la premiere? È una trasmissione registrata che poi la mando come se fosse una diretta, quindi voi lasciate i messaggi e poi io vi risponderò chiaramente o in chat oppure in presa diretta domani. Speriamo di fare una bella diretta. Allora io vi saluto, vi ringrazio, forza Roma, appuntamento a domani. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.